La prova del fumo. Buongiorno, buonasera. Proseguiamo con le nostre letture di pezzi scelti da IT. Siamo circa a metà, spero di non avervi spazientito, ed è il momento di incontrare IT faccia a faccia. In che punto del romanzo siamo? Bene, il gruppo si è appena formato, poco prima delle pagine che stiamo per leggere. Mike si è unito adesso e quindi ci sono tutti a sette, e poche pagine prima, dopo essersi documentati con anche qualche ricerca in biblioteca della quale si è incaricato Bill, i sette stanno per affrontare la ben nota, per chi ha letto il romanzo, prova del fumo. Come sempre, i primi, forse questa volta sono cinque, il pezzo è un pochino più lungo, i primi cinque minuti sono dedicati alla lettura del brano stesso, i successivi al commento e come sempre, naturalmente, ma penso che l'abbiate già capito, soprattutto nel commento, in parte già ne ho fatti, ci saranno diversi spoiler, per cui uomo avvisato, mezzo salvato, soprattutto perché, come dicevo, siamo ormai a pagina 822 del romanzo e stiamo per vedere It nella sua forma più autentica. Prova del fumo. Mike e Richie sono catapultati nel passato e improvvisamente avvertono un suono. Suono senza tonalità, senza anima. A parlare Mike. Allungò a tentoni la mano verso l'albero vicino al quale si erano fermati, e quando la sua mano lo toccò e aderì all'incurvatura del tronco, avvertì la vibrazione che era stata trasmessa anche alla pianta. Nello stesso istante si rese conto che la sentiva anche attraverso i piedi, un formicolare costante che gli saliva nelle caviglie, nei polpacci, fino alle ginocchia, trasformandogli i tendini in diafragma. Cresceva e cresceva, veniva dal cielo. Contro la propria volontà, incapace di trattenersi, Richie levò lo sguardo. Il sole era una moneta arroventata che stava bruciando un foro circolare nello strato basso e compatto delle nuvole, circondata da un alone di umidità. Sotto di esso la distesa verde dei barrel era assolutamente immobile. Richie pensò di aver capito che cos'era quella visione. Stavano per assistere all'avvento di It. La vibrazione acquisì voce, un boato increscendo che raggiunse un'intensità travolgente. Si schiacciò le mani sulle orecchie e urlò, e non udì se stesso urlare. Accanto a lui Mike Hanlon faceva lo stesso, e Richie vide che gli sanguinava leggermente il naso. Le nuvole ovest si accesero di un'infioritura di fuoco vermiglio. La fiammata scese verso di loro, ingigantendosi durante il viaggio, da arteria, torrente, a fiume, di un colore sempre più minaccioso. Poi, quando un oggetto incandescente trapassò la volta delle nubi cadendo verso terra, si alzò il vento. Era torrido, fumoso e soffocante. L'oggetto nel cielo era possente, una fiammeggiante capocchia di fiammifero così fulgida da non poterla guardare a occhio nudo. Da esso scaturivano scariche elettriche, frustate azzurre che lampeggiavano e si lasciavano dietro una scia di tuoni. «Un'astronave!» gridò Richie cadendo in ginocchio e coprendosi gli occhi. «Oh mio Dio, un'astronave!» Ma pensava, e così avrebbe riferito agli altri più tardi come meglio sarebbe stato capace, che non era una vera astronave, anche se per arrivare fin lì aveva forse attraversato lo spazio. L'oggetto misterioso che in quel giorno di un'era remota era sceso fin lì, giungeva da un luogo assai più lontano, di un'altra stella o un'altra galassia, e se astronave era stata la prima parola che gli era venuta in mente, forse era solo perché la sua mente non aveva altro modo per accettare ciò che i suoi occhi vedevano. Ci fu un'esplosione, un boato seguito da uno spostamento d'aria che li fece stramazzare entrambi. Questa volta fu Mike ad afferrare la mano di Richie. Seguì una seconda esplosione.
Richie aprì gli occhi e vide un bagliore, una colonna di fumo che si alzava nel cielo. «It!» urlò a Mike, ora in preda a un'estasi di terrore, e mai nella sua vita, né prima né poi, avrebbe provato un'emozione così definitiva e totale. Mai sarebbe stato così travolto da una sensazione. «It! It! It!» Bene, non è un pagliaccio, e adesso nella seconda parte passiamo al commento. Bene, adesso facciamo una analisi del brano che abbiamo appena letto. Prima non sono riuscito a trattenermi, anzi scusatemi se ho letto in fretta, ma ho cercato, visto che il brano è un po' più lungo, di comprimere i tempi. Prima dicevo, concluso il brano dicendo che It non è un pagliaccio. So perfettamente che questo è inutile, che quindi tutti continueranno a dire It Pennywise. Anzi, non parleranno neanche di It, parleranno di Pennywise. E che Pennywise, cioè il pagliaccio assassino, è l'antagonista del romanzo. Tuttavia, così ogni tanto, cercate di ricordarvi il brano che abbiamo appena letto. Se non la fine del romanzo, di cui parleremo appunto alla fine. Soffermiamoci un attimo sull'aspetto formale. Allora, come abbiamo appena letto, la scrittura di King, lo sappiamo benissimo, è ricca di dettagli. Se vogliamo essere proprio pignoli, ci sono cose davanti alle quali un professore magari di letteratura, al netto delle varie traduzioni, storcerebbe un pochino il naso. Per esempio, le ripetizioni. Facciamo un esempio. Il sole era una moneta arroventata che stava bruciando un foro circolare nello strato basso e compatto delle nuvole, circondata da un alone di umidità. Allora, una moneta, voglio dire, difficilmente lascia un foro quadrato. Circolare come aggettivo è superfluo, è un'inezia, è legato al, come dire, alla traduzione, tutto quello che volete, però diciamo così, mostra come King preferisca nella scrittura, e questa sua caratteristica si accentuerà sempre più col passare degli anni, fino forse persino a diventare eccessiva. In It, secondo me, è ancora perfettamente sotto controllo. Preferisce, dicevo, mettere un dettaglio in più piuttosto che un dettaglio in meno. E anche il tipo di dettaglio è illuminante. A un certo punto, poco più avanti, vediamo che viene fatto il paragone con una capocchia di spillo. E precisamente l'oggetto nel cielo era possente, una fiammeggiante, scusate, capocchia di fiammifero, così fulgida da non poterla guardare a occhio nudo. Allora, abbiamo appena visto qualcosa, descrivere qualcosa di enorme, di gigantesco, di mastodontico, di qualcosa che va al di là di molto della nostra comune esperienza, e l'abbiamo vista paragonare a che cosa? A un fiammifero, qualcosa che possiamo tenere in mano senza problemi. Magari adesso usiamo di più gli accendini, gli zippo, le prese pizzolette, ma sappiamo tutti come è fatto un fiammifero. Questo dettaglio non è insignificante, perché dimostra ancora una volta quella che è la caratteristica della poetica, se vogliamo così dire, di King, quantomeno soprattutto del King di questo periodo, cioè di rendere familiare il non familiare, il cosmico, aggettivo sul quale tornerò poi, paragonandolo a un oggetto di consumo quotidiano, di conoscenza quotidiana.
anche sintatticamente, quindi scusate, vediamo uniti in un banale paragone, se vogliamo, microcosmo e macrocosmo. It appare come una luce incandescente, cioè, e però viene paragonato a una capocchia di fiammifero. Quest'unione tra microcosmo e macrocosmo, fra grande e piccolo, quindi fra diversi piani dell'esistenza, fra, se vogliamo, immanente e trascendente, è espressa anche a livello linguistico. Quindi King in questo modo, secondo me, da un lato si distacca dalla freddezza, diciamo così, di un altro autore che pure egli considera fra i suoi ispiratori, il quale era ossessionato dal problema di come rendere qualcosa di fantastico, di irreale, di assolutamente fuori dall'ordinario. Cioè si distacca dalla freddezza di Lovecraft. Lovecraft avrebbe dato una descrizione il più possibile scientifica, e quando questa non fosse stata più sufficiente avrebbe detto: è troppo orribile perché ve lo descriva, è qualcosa che non si può comprendere, eccetera eccetera. È una scelta. King invece ci dà una descrizione di tipo emotivo. Abbiamo appena letto, con dovizia di particolari, come egli si soffermi con una certa insistenza anche sulle reazioni dei protagonisti allo spettacolo. Sia particolarmente attento in modo che le loro reazioni diventino le nostre, mettendoci all'interno del loro punto di vista. Noi, diciamo così, partecipiamo alla visione del terrore cosmico, per usare una parola, o dell'orrore cosmico, per usare una parola che Lovecraft avrebbe adorato, il quale si sta manifestando. E tuttavia questo è qualcosa che noi vediamo anche in un certo qual modo presente nella nostra vita quotidiana, come una capocchia di fiammifero. In questo modo, cosa che secondo me rende King molto leggibile e che probabilmente è una delle ragioni del suo successo, dicevo, questa cosa qui consente anche al lettore non particolarmente attratto dal fantastico di come dire, approcciarsi a questa particolare materia. Immaginate una capocchia di fiammifero, non vorrei che vi focalizzaste troppo su questo argomento, ma immaginate una capocchia di fiammifero e ingranditela milioni e milioni di volte, così tanto che alla fine non riuscite più a concepirla. Questo è il procedimento moltiplicato per migliaia, non voglio dire centinaia, migliaia di volte che King usa per descrivere l'impossibile, il fantastico, il, diciamolo, soprannaturale. Se mi permettete, questo paragone è un po' come la proiezione di una luce su un piano. Sul piano voi vedete la luce, ma non vedete l'oggetto. Se siete esseri bidimensionali, non vedete necessariamente l'oggetto che la proietta. Tuttavia, se siete esseri bidimensionali, vedendo la luce su quel piano, potete avere un'idea di quello che potrebbe, con un ampio margine di errore, potrebbe essere ciò che quella luce
o quell'ombra proietta, se vogliamo, è un procedimento per così dire quasi platonico, non saprei dire quanto consapevole in King penso che ci sia, perché comunque parliamo di uno scrittore che sa padroneggiare bene gli oggetti del mestiere, vi sia una buona dose di studio, oltre che evidentemente il talento naturale e via discorrendo. Ho parlato dell'aspetto formale, non ho ancora parlato dell'aspetto contenutistico, cioè vi ho detto come King descrive l'avvento di It, ma non vi ho ancora detto che cosa sia It, cioè, o meglio, non vi devo fare nessuna rivelazione trascendentale, vi devo dire come secondo me King in realtà rappresenta It, che ogni tanto mi piace ricordarvelo, non è Pennywise. Allora, è evidente secondo me, dal brano che abbiamo appena letto, che It non ha forma, neanche mai la forma di un pagliaccio. È un'entità luminosa, viene paragonato a un'astronave, prima ho fatto il paragone alla capocchia di fiammifero, con l'astronave, che non a caso è un paragone che viene subito dopo, entriamo già nell'ambito più specifico del fantastico. Non è un diciamo che appunto non è un pagliaccio, assomiglia a una luce, assomiglia a una, però non si capisce bene che cosa sia. Non voglio neanche mettermi lì, cosa che piace tantissimo agli appassionati, no, a fare il paragone con altre creature presenti nell'immaginario kinghiano, oppure a fare una sorta di tassonomia e quindi dire dove It si collochi all'interno della mitologia, per così dire, kinghiana, espressa soprattutto, ma non solo, nel ciclo della Torre Nera. Mi interessa dire un'altra cosa, che secondo me è anche abbastanza evidente, e cioè che It è un essere alieno che viene da fuori, da un posto più lontano di qualunque galassia, sistema solare, eccetera, cioè da un altro piano di esistenza. Qui, secondo me, stiamo per toccare uno dei grandi dilemmi che stanno all'interno della narrativa dell'orrore, del terrore, o forse dell'esistenza umana, e cioè, ma limitiamoci alla narrativa, il male viene da fuori o viene da dentro? La distinzione sul male che viene da fuori o che viene da dentro viene sviluppata dallo stesso King in un saggio che si chiama Das Macabre, e giustamente lui dice: ci sono storie in cui il male, il pericolo, viene da fuori ed è soprattutto il mostro, e casi in cui invece, storie in cui il male viene da dentro, cioè dall'animo umano, e fa questi due esempi presi dalla narrativa gotica. Dracula è una storia del male che viene da fuori, non c'è nessuna ragione valida perché i protagonisti del romanzo rimangano vittime del vampiro, è lui che da Transilvania arriva e comincia, o almeno ci prova, a fare sfracelli a Roma, a Londra, dopo aver ordito le sue trame, cominciando dal giovane Jonathan Harker. Una storia invece di male che viene da dentro è quella che vediamo nel Jekyll e Hyde, dove tutto sommato
l'istinto malefico, ne abbiamo parlato in un altro video, è già dentro il dottor Jekyll, e la pozione non fa altro che scatenare qualcosa che era già nella insito nella personalità del protagonista. Solitamente, aggiunge King, le storie sul male che vengono da dentro sono più raffinate perché comportano appunto un'analisi dell'animo umano. Viceversa, le storie sul male che viene da fuori sono, come dire, più, se vogliamo, più dozzinali. Uomo che affronta il mostro, più avventurose magari. Ma attenzione, le volte che riescono a essere raffinate sono anche estremamente potenti, perché ci pongono o ci suscitano degli interrogativi sul senso dell'esistenza. E cioè ci chiediamo, ma è tutta colpa nostra il male che vediamo? Guardate che porsi questa domanda, per esempio, all'interno del pensiero cristiano o cattolico in particolare, è come dire interrogarsi sul senso, sulla fusione del diavolo. Guardate che il cristianesimo si interroga su questa cosa qui da centinaia e centinaia di anni e non ha dato sempre la stessa risposta. Arrivo a dire che forse non c'è una risposta soddisfacente. Quindi mi direte, ma quello che stai per dirci è che il diavolo e o che it è una storia sul male che viene da fuori? Allora, sulla prima domanda, it è il diavolo, come ho già detto, non faccio paragoni. Comunque, secondo me, se proprio lo volete sapere, col diavolo della tradizione giudaico-cristiana ha abbastanza poco a che spartire, ha dei tratti in comune, ma non sono quelli significativi. È soltanto una storia del male che viene da fuori? Allora, attenzione. Torno all'esempio della proiezione, l'esempio platonico che ho fatto poco fa. Se io proietto un'ombra su un piano, l'ipotetico abitante di quel piano vede l'ombra, ipotizziamo che l'ombra, ho usato apposta questo simbolo invece della luce che ho usato prima, pensa che l'ombra sia il male, per lui l'ombra è il male, e tuttavia quell'ombra è anche la proiezione di qualcosa che egli, ipotetico abitante bidimensionale di quel piano, può immaginare magari, ma della cui esistenza non è affatto certo, e che non è neppure in grado di comprendere. Un signore che si chiama Platone ha utilizzato l'esempio delle ombre, proprio l'immagine delle ombre, per spiegare come, a suo giudizio almeno, la realtà si è fatta in un certo modo e noi ne percepiamo soltanto una parte. Quindi sicuramente it viene da fuori, poco ma sicuro. Sicuramente it è malvagio. Poco più avanti, nel brano che abbiamo appena letto, Mike e Ricci diranno agli altri perdenti che era palese, che era evidente che quella roba lì che avevano visto era il male. Quindi dicevo, è evidente, ma è anche evidente che c'è una affinità fra l'ombra, il male che esiste su questo piano di esistenza, e un male cosmico. Sono tutte e due parte di una stessa realtà che noi non possiamo
percepire pienamente. Spoilerone, ovviamente, ma insomma, ormai che siete arrivati fin qui, penso che ci siate abituati, no? Quando It assume la forma di qualcosa, no? Lo sapete, lo sappiamo benissimo, ed ecco perché non è semplicemente un pagliaccio assassino. Quando It assume la forma di qualcosa, assume quella forma perché la vittima ha particolarmente paura di quella cosa lì. Se avesse avuto paura di qualcos'altro, avrebbe assunto un'altra forma per raggiungere i propri scopi. Ed è un procedimento, come dire, cui neppure lo stesso It può sfuggire, quasi una legge cui egli stesso sottostà, non lo fa consapevolmente. Funziona così, lui è così, non può essere che altrimenti che così. Non lo leggerò, ma se noi andiamo a vedere il passo con la morte di Patrick Hockstetter, vediamo che siccome Patrick è fondamentalmente uno psicopatico che ritiene che nulla sia reale tranne lui stesso, nel momento in cui It gli si manifesta dopo la faccenda del sanguisughe eccetera eccetera, non assume una forma definitiva, è qualcosa che cambia in continuazione ma non ha un aspetto definitivo. Quindi, tornando al nostro discorso del male, diciamo così, It è una storia del male che viene da fuori e contemporaneamente del male che viene da dentro, cioè si dibatte, oscilla costantemente fra questi due poli. Afferma la relazione fra gli stessi, ma ovviamente non risolve dando una risposta univoca il dilemma. Ragazzi, è uno degli interrogativi fondamentali dell'umanità. Non mi sorprende che King non sia salito sul banco del praticatore lanciando anatemi, dicendo sì, io lo so, il male è tutta colpa nostra, oppure il male diviene da un agente provocatore. Addirittura, per certi versi, possiamo dire che persino il modo in cui It come dire, manifesta la propria malvagità, cioè uccidendo, potrebbe non essere necessario, cioè è, siccome noi pensiamo, lo dirà più avanti, siccome noi pensiamo che la forma più pura di annientamento dell'individuo sia la morte, e in particolare la forma archetipica della morte per sbranamento, allora It agisce così. Ma se per ipotesi noi avessimo un'idea diversa, probabilmente It agirebbe diversamente. E in effetti, negli ultimissimi capitoli, It si comporta in una maniera leggermente diversa, che lo fa consapevolmente, nei confronti di Bill e di Ricci. Ma torniamo appunto a questo punto. Viene da fuori ed è qualcosa di cosmico, qualcosa che non può essere ridotto a un banale serial killer. Perdonatemi se ogni tanto torno quasi ossessivamente, vorrei dire, su questo tema, ma ridurre, diciamo così, questo mostro, questa creatura creata da King a un banale assassino seriale vuol dire svilire completamente, abbassare il livello, banalizzare, semplificare eccessivamente tutta questa complessa analisi che io in qualche modo ho appena cercato di farvi. Quindi ecco, io vi lascio semplicemente con questa esortazione. Nel momento in cui voi vedete ripetuto essenzialmente per ragioni di marketing il famoso pagliaccio assassino col palloncino, ricordatevi che
It non è soltanto questo, vi sta ancora una volta ingannando. It è qualcosa di più, qualcosa che abbiamo appena visto e appena letto nel brano, di cui poco fa ho cercato in qualche modo, magari maldestramente, di darvi un'infarinatura. Detto questo, arrivederci.